È venuto a trovarci in redazione l'assessore comunale alle politiche sociali Fernando Picerno per riprendere il discorso sulle cose fatte a Bucaletto in seguito all'intervista al parroco Don Luigi di cui abbiamo dato conto che lamentava scarsa attenzione. Assessore. Da quando si è insediato la giunta Quarente e io ho avuto la delega su Bucaletto, noi abbiamo messo attenzione totale su quel quartiere. Abbiamo subito aperto una porta sociale, cioè abbiamo aperto l'ufficio comunale, l'abbiamo trasferito a Bucaletto per far sì che i cittadini, anziché venire via Nazaro Sauro o Sant'Anno la Macchia, potevano andare direttamente nel proprio quartiere. Abbiamo fatto altre attività, penso alla settimana della comunità, penso agli eventi fatti per la potenza del Natale, penso al coordinamento che abbiamo avuto con tutte le associazioni che ringrazio di Bucaletto, penso al CIF, penso alla Caritas, penso alla Nuova Cittadella, penso al Centro Diurno, che insieme a loro hanno dato un contributo enorme per far sì che noi, dopo 15 anni, il Comune di Potenza potesse adottare il piano sociale di zona. Che più, abbiamo realizzato dei progetti tutti su Bucaletto, penso ai PUC, penso ai redditi minimi, cioè dovete sapere che su Bucaletto ogni giorno ci sono all'incirca di 15-20 persone che si accudiscono tutto l'arredo urbano e puliscono la zona. Abbiamo realizzato anche dei progetti per quanto riguarda i bambini e qua voglio ringraziare anche Save the Children che ha messo a disposizione delle doti culturali per quanto riguarda il quartiere di Bucaletto. Voglio chiudere velocemente con l'ultima chicca. Noi la prossima settimana abbiamo fatto un progetto in collaborazione con l'ASP e con la Caritas, apriremo un centro sperimentale, una struttura di prossimità, è la prima in Basilicata, dove noi diamo servizi ai cittadini di Bucaletto per quanto riguarda tutto il settore sanitario, cioè qualsiasi cittadino di Bucaletto che si deve fare le analisi, la pressione e tutti altri servizi sanitari si può rivolgere direttamente a Bucaletto. Per quanto riguarda l'edilizia sta partendo il piano Pingua che anche l'assessore vigilante lo sta portando avanti, l'ha già spiegato anche nella scuola a Bucaletto. Partiranno i 50 alloggi sotto la chiesa direttamente al Ministero delle Infrastrutture e ci sono tanti altri progetti su Bucaletto. Se questo vuol dire che l'amministrazione è stata assente a Bucaletto, ho i miei dubbi.